presso il Partito del Trasporto, il presidente del sodalizio e il così c'è tempo? Se la dice più va bene. Allora, guarda, gli eventi che sono la settimana scorsa, perché la settimana del trasporto, tecnicamente ne parlo anche con giustamente conosci questa cosa, comanda esso. Allora, partiamo da Cine Piazza, Cine Piazza sta in un modo diverso, e quindi io passo dai ringraziamenti, ringrazio la stazione comunale, ci ho messo a disposizione la bellissima piazza, insieme a Diogeni, a Luigi, ci ha potuto supportare con 5 serate in cui abbiamo fatto un sacco di rumore, l'ASL che ci ha concesso uno spazio dove si cucinava, e le forze dell'ordine che ci hanno assistito in particolare, la polizia locale che l'abbiamo culturale di loro tutti noi, per questo che dobbiamo essere riuscito a entrare veramente a prova di questo valore di suicidio, di soccorso e tutti gli amici a Piola Conte che ci ha prestato il tempo di finire tutto veramente a gratis, tutto il mondo. E un ringraziamento sentito va al prologo di Castiglione, che lo chiamo, che viene intorno, che ci hanno assistito in luce. E l'associazione Rossi, Sagra del Corregone, il ringraziamento più grosso va a questi ragazzi, questi ragazzi, sì, la CNA e l'associazione Panificatori e Pasticceri che ci hanno regalato quello bellissimo, no? Avete visto, avete potuto camminare sulla loggia del palazzo. E ai Facchini hanno lavorato in maniera incessante dal lunedì mattina fino al sabato pomeriggio. Ovviamente, attivo gratuito, nello spirito che anche caratterizza il servizio e come si può distanziare dal servizio. Volevo accenno alla questione delle torte. Allora, questa torta è stata un gioco, una volontà, no? Sapete, il termine buio è un volontariato, quindi nel senso buio ci vuole. Questa torta che si sono tirate è una torta di quelle che è stata buttata, perché faceva parte della sala della decorazione, c'era una pasta di polistirolo, sopra sotto c'era. Era stata messa in decorazione, quindi alla fine, come tutti gli anni, una volta si tirano il colombo, una volta all'acqua, una volta si sono nascosti i motorini, rotto, si vengono sempre la vita, alla fine sono fatte questa cosa. Ma non è stato spiegato niente, quella è una cosa non che era stata accettata dentro la spazzatura. Invece, in tutte le avanzate, che stavano una cella frigorifera del cane della Cina, sono passate la nostra cella frigorifera, e sono state vendute la sera dopo. Quelle avanzate della vita cena sono state donate alle suore di Alcantarini, che sono vicine, in particolare sono Alcantarini, in questi giorni hanno una quarantina di suore che fanno uno spazio, quindi ci hanno ringraziato per questo e noi ringraziamo la cena veramente per questo onore ci fa. Chiudiamo questo argomento. Per quanto riguarda invece, come accennava prima Raffaele al cinquantenario del fermo del 67, noi abbiamo avuto l'idea di invitare tutti i facchini del 67 che sono ancora in vita alla Palazzo Papale all'incontro con il comune. L'elenco poi se voi ce l'abbiamo. Speriamo di non essersi dimenticati qualcuno, ma comunque sono tutti invitati, quindi non dovessero essere in questo elenco. E vi saluteremo lì e renderemo loro omaggio per quell'evento che a tutti noi è stato un evento d'arcio, quindi ricordo che c'era 8 anni, aspettavo la macchina in piazza del teatro, la macchina non arrivava, a un certo punto sono arrivati facchini sfidati, alcuni che più rischiato, ingenerosamente, e sono andati. È stata una vera e propria tragedia per tutti, però è servito anche da quel momento in poi,
prima non si faceva, è stata istituita la prova di montagna. Perché non uscivo così con occhio? E invece adesso, da allora in poi, dal 68 in poi, è stata istituita questa prova selettiva, per cui gli alpini vengono arruolati in una formazione sia alpini gialli consolidati, ma anche gli aspiranti. Quindi, e poi tanti altri accorgimenti sono di dopo, così come è successo nel 86, a seguito dello sbarrellamento sulla Basilica, tanti cose sono cambiate. Quindi, da quello che poteva diventare una tragedia, invece è andato meglio, perché poi tante cose sono state aperte. E comunque, ricordiamo la bellezza, no? Di questa macchina, è stata un vero e proprio spartiacque nei modelli di macchina. Allora, a parte la parentesi del Golfo Sancini, hanno tutti gli stili proprio, no? E invece questa macchina è veramente rivoluzionaria. Ha dovuto subire quel fermo, però dal 68 fino al 78 è passata, è stata una delle macchine più belle, secondo me, l'immaginario collettivo, quando si pensa alla macchina, si pensa a volanti, anche se poi dopo ci sta spiegando tante altre macchine bellissime. Quindi avremo questi facchini che verranno all'incontro della comunità. E il 6 settembre, se ce la facciamo, organizzeremo una delle serate sotto la macchina proprio con questi personaggi. Inviteremo a parlare con l'esperienza, così ognuno potrà raccontare i momenti tragici di quel trasporto, così rimasto radicato nelle nostre memorie. Il 2 settembre sapete che i tacchini vanno in visita nelle varie RSA, no? Antonio, Villa Immacolata, Villa Moreno, Villa Benedetta, quest'anno anche Villa Rosa, un bonus. Lì insieme a noi ci saranno, da quest'anno, i campi di corsia di Voglino, che in formazione ridotta saranno lì insieme a noi, cercheremo di dare agli ospiti di queste residenze un attimo di felicità in più e parlare e portare loro un messaggio di speranza e di santa cosa. Concludo dicendo delle tecniche del trasporto e delle girate. Allora, il trasporto sarà dedicato a tutti i tacchini del 67, a Giuseppe Zucchi e alle vittime del terrorismo. Purtroppo anche quest'anno abbiamo dovuto registrare degli attentati terroristici in cui sono venuti molti vittime. Questo ovviamente non fa che renderci misti. Per questo noi aggiungiamo questa dedica al trasporto proprio per avere una speranza. La girata invece sarà dedicata all'ambasciatore del sovranista Giorgio Gabriani, che è scomparso da tutti i miei amici, e a tutti i facchini scomparsi. Io ho finito e vi ringrazio. Allora, adesso se volete, ci stiamo vedendo mattina. No. Grazie.